ne avevo parlato a questo convegno da cui sono appena uscito. Il rischio è concreto perché questo governo si ritrova in forte ritardo, ha voluto accentrare a Chigi la cabina di regia in corso dell'attuazione, togliendo al MEF e portandola a Chigi. Stiamo rischiando addirittura di perdere questa rata, adesso viene riformulato per cercare di recuperare il ritardo sin qui accumulato, il tutto viene fatto senza reale trasparenza, non vengono in Parlamento a dirci come stanno le cose, cosa non sta funzionando, hanno rifiutato anche il nostro contributo costruttivo, si stanno assumendo una grande responsabilità. Quel che è certo è che questo governo è assolutamente capace di spendere fondi, risorse per armi e munizioni, mentre invece per quella che è la transizione ecologica, digitale che serve, la giustizia ambientale, sociale che serve a questo paese, loro semplicemente non hanno alcuna disponibilità. Senta, Salvini è tornato a proporre la pace fiscale, parlando di... Guardate, avere un Presidente del Consiglio che qualche tempo fa parla di pizzo di Stato per quanto riguarda le tasse, Salvini che dice che gli italiani sono ostaggio dell'Agenzia delle Entrate, oggi Pichetto Fratin che ritorna sul condono tombale, significa dare un messaggio sbagliato. Chi vi parla, il Movimento 5 Stelle, non è mai stato per atteggiamenti persecutori nei confronti dei cittadini. Dobbiamo creare un clima di fiducia reciproca fra Stato e cittadini, ma che i nostri governanti dicano che pagare le tasse diventa un addirittura e incitano all'emersione del nero e pagare le tasse è un fatto negativo, questo è gravissimo perché così rompi la pace sociale, rompi la possibilità ovviamente della sostenibilità anche del quadro finanza pubblica e soprattutto dai un segnale veramente devastante per tutti i cittadini onesti. Questo non è accettabile, non è assolutamente accettabile, va contrastato, è una subcultura tossica di governo.